Giuseppe è un insegnante in avanti con l'età, che ne so, scriverò per esempio Giuseppe ha una 24 ore un po' sgualcita, cioè trasformerò in immagini, in qualcosa che si può subito, trasformare nella mia mente in visioni, che mi suggerisca in qualche modo qualcos'altro. Ok? Una volta che il soggetto è scritto in un certo modo, io consiglio sempre di fare un minimo un progettino con, per esempio, un frontespizio, con un disegnino, che ne so, una simil locandina, con un titolo, con un bel disegno, una fotografia fatta bene, cioè, in modo che possa attirare l'attenzione di un produttore. Quindi un minimo un progettino carino di 2 pagine, 3 pagine, che non mi spaventi quando lo vedo sul mio tavolo, non vedo un malloppo così, e che in qualche modo questo disegnino qua mi attragga l'attenzione, no? Mi faccia capire che è qualcosa che vuole essere letto, ok? Ripeto, non c'è una formula magica, sono consigli che secondo me possono in qualche circostanza far venire fuori, diventare in qualche modo un'arma in più, perché no? Una volta che il soggetto viene letto da un produttore e il produttore dice ok, mi piace, sviluppiamolo, che si fa in quel momento là? In quel momento comincia il lavoro vero e proprio dello sceneggiatore, cioè il lavoro più impegnativo dello sceneggiatore. Intanto comincia in molti casi il lavoro di ricerca. Perché, questa è una cosa molto importante, quando scrivo qualcosa non mi posso improvvisare. Se io scrivo, che ne so, di un qualcosa, di un poliziesco o poliziottesco, che dir si voglia, non posso improvvisare, magari non conosco nulla dell'argomento, mi metto là e scrivo, 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 scrivo. Non funziona così. Così come farei nella vita se facessi un altro mestiere, mi devo documentare. E quindi magari comincio il mio lavoro di ricerca, che ne so, intervisto poliziotti, vado, che ne so, in questura, in commissariato, comincio a raccogliere materiale, a fare ricerca. Questo lavoro qua è fondamentale, perché altrimenti si parla di che cosa? Cioè scrivo che cosa? Così, per sentito dire. Non vado mai dentro la vicenda, non vado mai. Cioè quello che farò sembrerà molto superficiale. Non sembrerà vero, non farà immedesimare lo spettatore in quello che ho fatto. Ok? Invece, con lavoro di ricerca, con la documentazione, magari coinvolgendo anche terze persone, coinvolgendo magari, che ne so, uno psicologo, per dire, faccio un esempio, coinvolgendo appunto un commissario di polizia o qualcuno che ha lavorato a quel caso e quindi è molto addentro, è molto preparato sull'argomento, comincia il lavoro di ricerca. Questo lavoro qui, a livello produttivo, è un lavoro che molte volte vede proprio, da parte, per esempio, del Ministero, che è l'organo che finanzia qualunque tipo di opera filmica. Già il Ministero, per esempio, prevede un contributo che si chiama proprio sviluppo di sceneggiatura. Quindi mette dei soldi, il Ministero, ovviamente bisogna partecipare diciamo, a una gara, mette dei soldi per sviluppare il progetto, quindi per sviluppare la sceneggiatura. La Film Commission, ad esempio la Puglia Film Commission, che è l'organo a cui facciamo riferimento noi come pugliesi, e siamo fortunati perché la Puglia Film Commission è una delle Film Commission che lavora meglio in Italia, la Film Commission anche prevede un fondo che si chiama Sviluppo Sceneggiatura di 10.000 euro, che proprio, vengono messi, parliamo di lungometraggi, vengono messi affinché venga pagato lo sceneggiatore. Pagati, che ne so, i viaggi, gli spostamenti, i diritti di cessione nel caso in cui sia un'opera edita, eccetera, eccetera. Quindi ci sono proprio dei soldi che prevede il Ministero, che prevede la Film Commission per sviluppare un progetto. Ok? Qual è la seconda fase dopo il soggetto? Qualche domanda, ragazzi, se no faccio un monologo magari noioso. Sì, così facciamo una piccola pausa sul soggetto. Qualche domanda sul soggetto, su quello che abbiamo detto fino ad ora? Sì, riguardo la ricerca di Il lavoro di ricerca, che ricerca, ragazzi è se fondamentale. Cioè non vi mettete a scrivere così, documentatevi. sì, abbiamo fatto il caso di cose reali, no? Ma se parliamo di fantascienza? Cioè, Ma anche lì c'è tanto da ti documentare. devi Fammi un creare esempio. tu Parliamo di Interstellar, il film di stavo pensando ad Ok, Avatar, per esempio. Avatar, ma dietro Avatar c'è un mondo. Parliamo di Interstellar, che tutti Ok, quanti sì, forse conoscono forse. perché è molto recente. Ragazzi, dietro Interstellar c'è una ricerca pazzesca.
Cioè io non posso fare un... perché ovviamente quando faccio un film mi scontro poi sempre con persone preparate che conoscono l'argomento. Allora troverò magari il fisico o quello che si occupa dell'argomento che mi dirà ma che cazzata, ma che è sta roba, ma non è vero, ma non funziona così. Allora Interstellar per esempio di Nolan, Nolan ha fatto una ricerca pazzesca su quello che ha fatto. Non è che si è svegliato un giorno e ha fatto il film. Ha fatto una ricerca per quanto riguarda la situazione climatica del nostro pianeta, si è documentato dalla NASA per quanto riguarda i viaggi nello spazio, da fisici per quanto riguarda i buchi neri, per quanto riguarda tutti gli argomenti di Interstellar. Mm-hmm. E non è che posso improvvisarmi e scrivere Interstellar. E ci sono decine di persone che hanno aiutato Nolan a capire l'argomento. Perché ovviamente, ragazzi, la cosa bella dell'essere sceneggiatore o dell'essere regista è che non si butta via niente. Io dico sempre, anche quando fai l'attore, mentre a volte capita nella vita che diciamo, che ne so, ho fatto il fruttivendolo, ora faccio il macellaio, ma non mi è servito a niente fare il fruttivendolo. E a volte è anche così nella vita. Invece, quando fai questo lavoro qua, non si butta via niente. Perché prima o poi quello che hai fatto, anche gli errori che hai fatto nella vita, ti servono. Vi assicuro. E quindi Nolan non potrebbe da solo trattare qualunque argomento. Studia, si documenta, si avvale di persone preparate, altrimenti viene fuori una cosa che tratta gli argomenti in maniera superficiale. Questo a prescindere che sia fantascienza, che sia fantasy, eccetera, eccetera. Qualche altra domanda, ragazzi? Se no andiamo avanti. Allora, una volta fatto il soggetto, una volta trovato una persona, un produttore che crede nel progetto, che vuole investire nel progetto, passiamo alla seconda fase, appunto, lavoro di ricerca, eccetera, eccetera, e passiamo, in questo caso dipende un po' da sceneggiatore a sceneggiatore, la seconda fase prevede o lo stilare una scaletta, che adesso vediamo che cosa è, oppure sviluppare un trattamento. Per quanto mi riguarda, la seconda fase, quella che io di solito, di cui mi occupo come seconda fase, è quella della scaletta. Che cos'è la scaletta? La scaletta è il momento in cui praticamente io cerco di capire, passiamo dall'idea nuda e cruda, da quello che è il nocciolo della mia idea, in pochi righi, passiamo al capire bene quali sono proprio gli accadimenti, cioè qual è la struttura narrativa, lo scheletro della mia idea, per intenderci. E quindi perché si chiama scaletta? Perché è fatta a punti. Quindi per esempio, che ne so, parliamo, che ne so, di Interstellar, ok? Quindi sarà punto 1. Ma l'avete visto Interstellar? Se no parliamo di un altro film che tutti quanti hanno visto. Titanic, che tutti quanti hanno visto. O Titanic, se vogliamo fare i puristi. Tutti quanti l'abbiamo visto, credo, no? Quindi facciamo la scaletta del film Titanic. Io non mi ricordo bene l'inizio, c'è il sottomarino che perlustra, la vecchietta. Parliamo della vicenda nuda e cruda. Punto 1. Jack vince il biglietto del Titanic giocando a carte. Punto 2, Jack sale sulla nave. Punto 3, anche Rose sale sulla nave. Punto 4, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il film in poche parole. Perché la scaletta è importante? Perché la scaletta mi permette di avere sott'occhio il mio film. Cioè una cosa è avere 100 pagine, una cosa è avere invece dei punti che mi fanno subito capire, per esempio, se nella struttura ho dei cali di tensione, se nella struttura c'è qualche buco narrativo, se c'è qualcosa che devo trattare in maniera più approfondita. Immaginate che molte, quindi, finisco un secondo, sì. Immaginate che molte volte la scaletta si fa sui post-it. Per quale motivo sui post-it? Perché intanto io ho davanti agli occhi tutta la struttura, cioè io guardo la struttura completa, e perché posso proprio prendere un post-it e per esempio strapparlo, perché mi rendo conto che quella scena lì, quel punto lì non serve alla storia, me la rallenta o comunque me la dilunga inutilmente. Oppure posso invertire l'ordine di alcuni post-it, perché mi rendo conto che questa scena qui messa in questo punto non funziona, è meglio metterla un po' più avanti. E quindi subito posso scambiare le tessere del post-it. Se invece facessi subito la sceneggiatura, perderei un sacco di tempo. Intanto non avrei davanti agli occhi la struttura, e quindi non mi renderei conto in maniera chiara di dove sono, quali sono i punti in cui la storia un pochino rallenta, dove non funziona, dove si arena la storia.
Quindi la scaletta, per quanto mi riguarda, è la fase forse su cui perdo più tempo. Perché una volta, secondo me, che la scaletta funziona, che la scaletta, ci rendiamo conto che la struttura, mi piace chiamarla struttura, lo scheletro funziona, secondo me buona parte del lavoro è fatto. Perché poi è tecnica, poi è un lavoro che comunque si fa un po' più agevolmente. Ma una volta che la struttura funziona, gran parte del lavoro è veramente fatto. No, volevo solo chiederti, quindi non necessariamente, chiaramente la scaletta poi corrisponde a quelli che saranno i tagli del montaggio No, 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 definitivo. no, assolutamente. Diciamo che la cosa particolare della sceneggiatura a cui adesso stiamo arrivando è che la sceneggiatura a tutti gli effetti può essere considerata un'opera letteraria, ok? Però è un'opera letteraria particolare, intanto perché è un'opera letteraria scritta per diventare altro. Cioè io quando scrivo un libro lo scrivo sapendo che poi arriverà all'utente finale, al lettore, arriverà quello che ho scritto. Invece scrivere una sceneggiatura è un lavoro particolare, perché io sto scrivendo qualcosa, io come sceneggiatore, sto scrivendo qualcosa che non arriverà mai allo spettatore, ma arriverà sì, ma trasformato in altro, trasformato, elaborato, e arriveranno delle immagini allo spettatore, non arriverà il mio pezzo di carta. Certo, è vero che a volte viene pubblicata poi come opera, no, commerciale, viene pubblicata la sceneggiatura, ma parliamo di casi al limite. Di solito la sceneggiatura, nel 90% dei casi, non viene mai letta da nessuno, viene vista in un'altra forma. Chiaro? Poi, l'altra cosa particolare della sceneggiatura è che è un'opera letteraria, che si può considerare conclusa non quando viene scritta dallo sceneggiatore, ma paradossalmente potrebbe essere considerata conclusa, prendendo il film alla fine e sbobinandolo e riscrivendolo proprio, guardandolo sullo schermo. O mettendo pausa con il lettore DVD e scrivendo, sbobinandolo proprio. Per quale motivo? Perché da quando viene scritta una sceneggiatura a quando viene chiuso un lavoro, a quando viene finito un montaggio, vi assicuro che se prendete in mano la sceneggiatura, anche del regista che ha il maggior rispetto per la storia iniziale, vi assicuro che troverete un'altra cosa. Attenzione, un'altra, ho sbagliato a dire un'altra cosa che sembra. Troverete qualcosa di diverso, di leggermente diverso, nella migliore delle ipotesi. Che vuol dire? Che molte volte, per esempio, mi rendo conto che un attore quella battuta non riesce a dirla. Allora io sarei uno stupido come regista se mi ostinassi a fargli dire quella battuta in quel modo. Ovviamente dipende da regista a regista. Secondo me un regista intelligente, davanti a un attore che riesce a dire una battuta meglio in un certo modo, è più sua in quel modo. È da stupidi non cambiargliela, non adattarla all'attore in qualche modo. Oppure, che ne so, mi rendo conto che la location in cui girerò è diversa rispetto a quella che aveva immaginato chi l'ha scritta, e quindi parte di quello che, della sceneggiatura viene adattato in base alla location, ok? O in base all'oggetto di scena. E quindi vi assicuro che molte volte la struttura iniziale poi alla fine muta, diventa altro. Nella migliore delle ipotesi, di poco. Di pochissimo. Nella peggiore delle ipotesi, vi assicuro che a volte vengono stravolte anche le sceneggiature, proprio stravolte. Ci sono casi in cui è arrivato qualcosa di completamente diverso alla fine, casi ovviamente al limite, però è successo anche questo. Quindi siamo passati dalla scaletta al trattamento. In alcuni casi c'è chi preferisce fare prima il trattamento e poi la scaletta. Io preferisco fare prima la scaletta e poi il trattamento. Il trattamento che cos'è? Il trattamento non è altro che uno sviluppare i vari punti della scaletta, cioè cominciare a sviluppare in più pagine, anche in parecchie pagine, la struttura, cioè cominciare senza usare la forma che poi sarà la sceneggiatura, accennare magari dei dialoghi, far capire bene, sviluppare i personaggi, sviluppare, magari far capire bene le ambientazioni. Quindi parliamo di una forma ibrida tra il soggetto e la forma finale che è la sceneggiatura. Sceneggiatura, appunto, che cos'è la sceneggiatura? È la Bibbia, è quella da cui parte un film, ok? La sceneggiatura in cosa, come si scrive e in cosa consiste? Intanto ha molte pagine, perché più o meno ogni pagina è stato, per convenzione, è stato stabilito che ogni pagina corrisponde, scritta bene, con una giusta formattazione, e uno stile appropriato, una pagina corrisponde a un minuto di film.
quindi ogni pagina è un minuto. Quindi un film di un'ora e mezza teoricamente dovrebbe avere 90 pagine, ok? È ovvio che formattando in un certo modo, perché se io scrivo su una pagina, che ne so, Leonardo cammina da Bari a Napoli a piedi, ci ho messo due righe per scriverlo, ma se io inquadro in un piano sequenza, che poi vedremo cos'è, senza staccare, senza spingere mai stop, inquadro Leonardo che si fa Bari-Napoli a piedi, è vero che l'ho messo in due righe, ma ci metterò 5 mesi poi a girarlo, quindi per intenderci. Scritto in maniera appropriata, scritto con una giusta formattazione, una pagina corrisponde a un minuto di struttura poi filmica. Sceneggiatura. Intanto, vabbè, parliamo di tecnica, parliamo di formattazione. Come funziona, come si scrive? Ci sono dei programmi fantastici che vi consiglio, che fanno tutto quanto loro praticamente, tranne il talento, tranne la creatività, però per quanto riguarda l'uso del, che tipo di font utilizzare, che dimensione del font, come formattare la sceneggiatura, fanno tutto quanto loro. Il migliore, quello più professionale, si chiama Final Draft, scritto Final Draft, che è un programma professionale per scrivere sceneggiature, ma anche Word va benissimo, ma anche Text Edit o che ne so, Notepad va benissimo per scrivere la sceneggiatura. Anche la macchina da scrivere, come faceva Kubrick, la macchina da scrivere e le dita vanno benissimo, non è quello che fa la differenza, però aiuta. La sceneggiatura si scrive in questo modo qua, è divisa per scene, ogni scena di solito corrisponde a una location. Facciamo un esempio, noi giriamo una scena qui, la prima scena la giriamo qua dentro, la seconda scena la giriamo fuori. Perché ho messo il numero 2 sulla seconda scena? Perché c'è un cambio di location, perché ci siamo spostati da dentro a fuori. Quindi come si fa la sceneggiatura? Intestazione. Si mette intanto se interno o esterno, quindi metterò abbreviato, sono convenzioni, int o ext con la x o est, se vogliamo essere italiani, per, appunto per far capire a chi la legge se la scena è ambientata in un interno o in un esterno. O casi al limite, se giriamo in macchina, per esempio, di solito si mette I barra E, perché è un interno esterno, la macchina è un po' un ibrido, è un po' interno, un po' esterno. Poi si mette la location, attenzione, non la location in realtà, ma si mette quello che nel film sarà quella location. Per esempio, io se questo posto diventerà, che ne so, la casa del principe Carlo, dico una cavolata, io non scriverò Palazzo Bianchi, ma scriverò interno casa del principe Carlo. Quindi non metterò il nome della location, ma metterò quello che è quella location nella storia. Va bene? Poi metto, che cosa? L'indicazione della luce. Quindi metterò se è giorno, se è notte. Di solito questa si usa sempre giorno-notte, ma si può mettere anche, per esempio, tramonto, alba, sera. È un po' meno utilizzato, però si può mettere. Quindi, per esempio, interno, casa del principe Carlo, trattino, magari, quale parte della casa? Quindi casa del principe Carlo, trattino, che ne so, cucina, camera da letto, trattino, metto anche l'indicazione della luce, quindi giorno, per esempio, o notte, ok? Poi si scrive la scena, in che modo? La didascalia, cioè la didascalia praticamente indica, per esempio, una descrizione del posto, della location, quello che accade nella scena, delle brevi indicazioni del personaggio, per esempio magari come vestito il personaggio, che cosa ha in mano il personaggio, quindi una descrizione di quello che vediamo. E poi mettiamo il personaggio, quindi il nome del personaggio, attenzione, non dell'attore ovviamente, ma del personaggio, ad esempio Principe Carlo. Si può mettere, si chiama parentetica, tra parentesi, si può mettere per esempio un'azione che fa il principe, ad esempio, che ne so, urlando, si chiama parentetica, per esempio urlando è la battuta, che ne so, oggi è una bella giornata, quindi la battuta sotto il nome. Dopodiché altre indicazioni, per esempio, che si mettono, ma raramente, sono i movimenti della macchina presa, anche se ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi dice che non vanno messe, c'è chi le utilizza, e raramente si mettono anche le transizioni. Ovviamente, per esempio, fade in, fade out, che cosa vuol dire?
Ad esempio, se io vado dall'immagine, vado a nero, scrivo fade to black, cioè dissolvenza a nero. Avete visto mai quando in un film l'immagine diventa nera? Ok? Che in grammatica cinematografica è come voler dire punto e a capo, cioè comincia un altro capitolo, volendo minimizzare e riportare il tutto alla grammatica cinematografica. Quindi in quel caso finirò la scena e scriverò fade to black. Ok? Cos'altro? Ci sono vari tipi di sceneggiatura come formattazione, c'è quella l'italiana che prevede dividere su due colonne la sceneggiatura e mettere da una parte quello che vediamo e da una parte quello che sentiamo. C'è quella americana che è ibrida, quella americana che praticamente prevede che vengano messe da una parte quello che vediamo e la battuta allineata a sinistra, e poi abbiamo quella ibrida, che è quella più utilizzata, che è quella francese, che prevede praticamente quella che tutti quanti, la maggior parte, utilizzano, che è quella che prevede la didascalia a partire da sinistra, allineata a sinistra, e le battute messe centrali con i nomi dei personaggi, eccetera. Questo volendo minimizzare veramente a livello di formattazione, ma quello che importa sono i contenuti, ovviamente. Domande su questo che abbiamo detto, su tutto quello che abbiamo trattato? Qualche curiosità, qualche domanda? Aspetta il microfono. La sequenza che cos'è? Cioè la differenza fra sequenza e scena, tipo. Allora, la sequenza è, parliamo di un montaggio, cioè parliamo di delle immagini montate tra di loro, che possono essere anche contenute in una scena. Chiaro, quindi vi voglio far vedere un esempio di sceneggiatura. Allora, vediamo un attimo se me la apre. Perché noi tipo a scuola ci fanno scrivere prima sequenza 1, interno... Non è propriamente corretto. Che io, cioè, da come ce l'hanno spiegato, è la sequenza quando cambia il luogo, la scena quando magari ci entra un personaggio e esce. Non sono propriamente d'accordo. Cioè la scena corrisponde... ogni scena corrisponde a una location. Quando c'è un cambio di location si cambia scena. Questo è di solito come funziona la scrittura. E quindi nella stessa scena ci può essere... La sequenza è più qualcosa che riguarda il montaggio. Ok. Quindi nella stessa scena ci può essere l'ingresso e l'uscita di un altro personaggio esterno? Assolutamente sì. Ma poi vedremo tecnicamente per quale motivo si divide per location la sceneggiatura. Vediamo intanto... Vediamo, ah no, questo non è questo che volevo farvi vedere... Esempi di... Vediamo un attimo degli esempi. Trattamento, scaletta. Pensavo di avere una sceneggiatura. Vabbè, questo è un trattamento, un esempio di trattamento. Molto breve. Vedete come è scritta per immagini? Esterno, Main Street, Ringo vestito da cowboy, agli stivali impolverati. Cioè lui poteva dire, per esempio, che ne so, che Ringo è una persona sciatta. Invece ha ammesso il fatto che ha gli stivali impolverati, che è un qualcosa che riusciamo ad immaginarci. Quindi ha scritto per immagini. Ad esempio questo all'aria di uno che ha cavalcato per miglia, secondo me poteva essere scritto in maniera diversa, più per immagini. È un po' troppo sintetico, all'aria di uno che ha camminato per miglia. Può significare tutto e niente. Io l'avrei scritto magari in maniera più visiva, come uno che ha cavalcato per miglia. Quindi l'avrei descritto in qualche modo. Vedete come anche i verbi sono importanti, no? Aggettivi usati con specialmente il soggetto, con le pinze, ma i verbi sono importanti. Ad esempio in questo caso qua l'autore ha scritto il cavallo schiuma sudore, che è qualcosa che riusciamo a immaginarci, che ci suggerisce un'immagine in testa, no? Vedete com'è preciso, lo lega al paletto del saloon, si dirige verso le caratteristiche porticine, le spinge ed entra. È tutto quanto per immagini, cioè io se leggo questa cosa qui, io sto immaginando la scena, io mi sto immaginando il pistolero che sta camminando, che apre le porte, il cavallo fuori che sta schiumando sudore, cioè io immagino tutto quello che sto leggendo, mi si forma un'immagine nella testa, e questo è scritto molto bene, questo trattamento, ok? Questo è più un soggetto che un trattamento in realtà. Vediamo un attimo invece un esempio di scaletta. Riuscite a vedere un pochino?
Allora, per esempio qui esterno giorno, quindi descrivo la scena, dead town, quindi descrivo la location, Ringo arriva in città, occhiata sospettosa della gente, forse qualcuno lo riconosce, punto, finito. Punto 2, Ringo entra nel saloon, vedete come c'è il cambio di location? È passato dall'esterno all'interno. Ringo entra nel saloon, dopo aver legato il cavallo all'esterno, si fa servire un whisky al bancone, prende la bottiglia e se la porta al tavolo. Uno della banda, il morto, lo riconosce e si reca al suo tavolo. Punto 3. Ringo provocato più volte al morto. Ovviamente in fase di scaletta non devo dividere necessariamente per location, ma divido per avvenimenti, per cose che succedono, per cose che accadono. Però tutto quanto molto chiaro. In questo caso qua io ho sott'occhio in due pagine tutta la struttura. E quindi posso capire, per esempio, che il punto 5 mi rallenta il tutto e lo posso modificare, lo posso eliminare, lo posso spostare da un'altra parte, ok? Domande? Purtroppo ricordavo di avere una sceneggiatura, ma mi sa che non ce l'ho. No, questo, vediamo se c'è forse più in basso qualcosa. Avete qualche curiosità, qualche domanda? Sì, sì. No, non c'è. Vabbè, domani magari ve la porto. Per fare un altro... Ah, ecco. Ad esempio, questa qua è sceneggiatura praticamente redatta all'italiana. Vedete che è divisa in due colonne. Intanto abbiamo scena 10, quindi l'intestazione, terrazzo, esterno giorno, quindi descrive la location, se interno esterno e che ora del giorno, di che ora del giorno stiamo parlando. Poi c'è, a sinistra abbiamo quello che vediamo, a destra abbiamo quello che sentiamo, quindi per esempio Veronica e Beatrice si sporgono dalla ringhiera, qualcosa che noi vediamo, e quindi sulla colonna di sinistra. A destra invece abbiamo Beatrice, nome del personaggio, se qualcuno ci vede siamo fritte, cioè la battuta. Qualcosa che stiamo ascoltando. Ok? Vedete che è tutto quanto così. Vedete? Diviso colonna destra e colonna sinistra. Poi abbiamo all'americana, stessa scena, abbiamo sempre numero della scena, descrizione, e poi abbiamo tutto quanto allineato a sinistra. Vedete? Qua non c'è quella mista che è quella francese. Quindi quando cambia la scena... La scena cambia quando cambia la location. Ok. Perché c'è l'intestazione. Vabbè, pensavo di avere una sceneggiatura, invece non ce l'ho. Allora, stavi dicendo, chi stava facendo la domanda? No, mi stavo incuriosendo, stavo pensando a Pulp Fiction. Un film con Pulp Fiction, per esempio, ci sono tanti... Cioè, sarebbe molto più complessa la sceneggiatura o si sviluppa allo stesso modo? No, la base è sempre quella. Cioè, sì. Se tu leggi la sceneggiatura... Ci sono varie storie, realtà, perché dici però... che è complicata? Complicata per quanto riguarda i personaggi, le location? No, perché stavo... Cioè, cosa vedi di complicato in Pulp Fiction? Perché sono varie storie, che sono una collegata all'altra. Però... Ma il lavoro dello sceneggiatore sarà sempre lo stesso, dividere ogni scena con intestazione, con le didascalie, con le battute, i personaggi, eccetera, eccetera. Non cambia nulla. Cioè il discorso in quel caso là è ovviamente che il regista debba avere tutto quanto chiaro in testa, quello è l'importante, che poi nel montaggio si debba, la struttura deve essere fatta in modo tale da non creare confusione, perché è una storia corale che coinvolge più personaggi. Quindi scrivere sequenza fa parte del punto di vista post-produzione? La sequenza è più qualcosa che riguarda il montaggio, più qualcosa che riguarda una serie di inquadrature messe insieme. Quando si parla di sequenza, poi tenete conto che molte volte alcune terminologie, alcune cose cambiano a seconda da persona a persona, bene o male, per convenzione, cioè si è creata più o meno una convenzione che è universale, che è uguale per tutti, però alcune cose, dicevo prima, no? C'è chi fa prima la scaletta e poi il trattamento, sicuramente si parte da soggetto, là non ci piove, perché è la base, però molte cose a volte cambiano da persona a persona, perché ognuno poi sviluppa il suo stile, sviluppa il suo modus operandi e quindi ovviamente tutto quanto cambia. Altre domande? Vediamo se c'ho qualcosa da farvi vedere. Sì, intanto ben arrivata. Grazie.
Mi spiace che ti sei persa un po' di cose. Tu ti occupi di cinema, ti piace? No, non mi occupo di cinema. Sedia lì così ti vedo meglio. No, okay. Non mi occupo di cinema, però insomma sono un'appassionata e poi mi occupo di comunicazione e mi piace scrivere. Quindi penso che... Scrivere per il cinema o scrivere racconti? Scrivere altre cose? Mi piace scrivere racconti, sì, però ho sempre letto copioni teatrali. Uh-huh. E quindi sono curiosa di capire le differenze tra il copione teatrale e la sceneggiatura cinematografica. Beh, diciamo che la differenza intanto è più che nella scrittura e poi nella seconda parte, nell'esecuzione. Tieni conto che il teatro, nel teatro le location sono sempre limitate, c'è il cambio di scenografia ma non si passa da interno a esterno realmente, o comunque non si cambia realmente una location. Quindi per esempio nel teatro è tutto quanto limitato alle barriere fisiche, alla struttura fisica, quindi cambierà la scenografia, cambierà la struttura scenografica, ma non cambia realmente la location nel teatro. Per quanto riguarda la struttura, bene o male siamo lì, la struttura di un copione teatrale, siamo lì, magari ci sarà meno descrizione, sarà fatto meno per immagini, e sarà fatto più, sarà molto più sulla parola di solito, perché le indicazioni sono più riservate, come posso dire. Sì, è questa la differenza principale secondo me, riguarda più il discorso delle immagini, cioè scrivere per il cinema significa scrivere per immagini. In teatro invece è leggermente diversa la cosa, quindi si dà più spazio all'attore, alla parola. E poi ci sono altre differenze tra teatro e cinema, che abbiamo in parte visto questa mattina, ma che comunque sono sostanziali. Se volete possiamo fare un rapido... Se lui no, non voglio togliere assolutamente tempo a però, creare infatti, delle ripetizioni. Nell'ultima parte magari mi trattengo un attimo, chi vuole approfondire questa cosa. Grazie. Lo facciamo come extra. Sì, la domanda riguardava comunque il copione all'italiana e all'americana. Quando sono entrata c'erano queste differenze. Parliamo di formattazione, di stile. Sì, ho sentito parlare di copioni più sintetici che vengono utilizzati oggi rispetto a 20-30 anni fa, ora non voglio dare i numeri. Però, Di che cosa intendi per più sintetici? Forse ti confondi tra scaletta e sceneggiatura? Può essere. Abbiamo detto che la scaletta è la forma embrionale di una scrittura. Nella scaletta si mette nuda e cruda l'idea, quindi prende una pagina, due pagine, e serve appunto per in qualche modo far capire l'idea a chi ci deve lavorare, a chi deve sposare il progetto. E quindi a un produttore non vado a portare una sceneggiatura di 100 pagine, ma do un soggetto di una paginetta, due paginette, che racchiude l'idea, le potenzialità comunque racchiuse nell'idea, in modo che lui possa decidere di investire nel progetto. Il soggetto, insomma. Si chiama soggetto. Sì, sì. Poi la sceneggiatura, ovviamente, è in funzione sempre di quello che vogliamo raccontare. Questo è il discorso. Quindi, ho ascoltato una intervista a Carlo Verdone qualche giorno fa, che parlava di copione all'italiana, sì. Più lungo, mentre adesso se ne scrivono... Aspetta, quello forse non è all'italiana, forse. In quel caso il copione italiano è diverso. Quando dico all'italiana, all'americana, non vuol dire fatto dagli americani o fatto dagli italiani, è una formattazione, è una convenzione, cioè praticamente parliamo veramente in maniera nuda e cruda di formattazione, è semplicemente che quando scrivo, se lo faccio all'italiana, uso un tipo di formattazione, quindi divido per colonne la sceneggiatura e metto su una colonna quello che vedo, su una colonna quello che ascolto. Non confondiamo con sceneggiatura italiana. Cioè io posso essere italiano e scrivere all'americana, è una convenzione, si chiama così perché è una convenzione, che dipende da sceneggiatore a sceneggiatore. Di solito quella più utilizzata che vedrete si chiama alla francese, ovvero mista, si mette a sinistra, allineato a sinistra tutto quello che sono le didascalie, si mette centrale la battuta e si mette allineata a destra di solito la transizione. La transizione è il passaggio tra una scena e l'altra. Quando non si indica di solito, ovviamente è una cosa che approfondiremo domani, dopodomani mi sa col montaggio, quando non si mette nulla vuol dire che si passa da una scena all'altra con uno stacco,
che è la più diffusa oggi come transizione. Cioè, come farvi capire, quando andate al cinema, fateci caso d'ora in poi, quando si passa da una scena all'altra, lo si fa proprio con uno stacco, cioè un passaggio da un'immagine all'altra. Quindi, ripeto, che vuol dire passare da una scena all'altra? Cambiare location. Quindi lo si fa con un passaggio netto da un'inquadratura all'altra. Se fate caso ai film un po' più vecchiotti, magari quelli in bianco e nero, c'era l'utilizzo, l'abuso anche della dissolvenza incrociata. Che cosa vuol dire dissolvenza incrociata? Che un'immagine si dissolve nell'altra e viceversa. Come? Sì, diciamo che c'è una sovrapposizione più che sovraimpressione. C'è una sovrapposizione di due inquadrature, una sfuma nell'altra, cioè una diventa l'altra. Questo è un tipo di transizione ormai in disuso, è ritenuta quasi, diciamo, poco utilizzata. Diciamo che nella grammatica cinematografica la transizione di questo tipo qua, cioè quella appunto di solvenza incrociata, evidenzia un passaggio temporale. C'è che ne so, se io voglio far capire che è passato del tempo, in particolare nei vecchi film, si faceva questa cosa qua, per far capire che c'era un passaggio di tempo, un'ellissi temporale, si usava la dissolvenza incrociata. E io capivo come spettatore che tra una inquadratura, tra una scena e l'altra, era passato del tempo. Magari, che ne so, un giorno, un mese, un anno, qualche ora, era passato del tempo. Quella più diffusa oggi come tipo di transizione è lo stacco, quindi in maniera netta da una scena all'altra o da un'inquadratura all'altra, stacco. Oppure si usa, dicevo prima, il fade to black, quindi andare da un'immagine a nero. Si usa quando si vuole chiudere qualcosa, quando ad esempio se parlassimo letteratura, se parlassimo di un romanzo per esempio, potremmo paragonarlo a un punto a capo. Cioè punto a capo è un po' il fade to black. Quando l'immagine diventa nera, va a nero. Fade to black. Si usa in inglese di solito perché ovviamente ci piace. Ah, sceneggiatura alla francese. Sì. Scritta da Leonardo Salvemini. Comunque se vuoi, mm-hmm. Ci hanno comunicato che abbiamo intorno alle 160 visualizzazioni streaming. Ah, ok. Quindi salutiamo tutti quelli che stanno in streaming, ciao mamma. Sì, abbiamo più di 100 visualizzazioni attualmente, quindi ci stanno seguendo in streaming da altre parti. Diciamo. Quindi non siamo soli. Non siamo soli. Ok, diciamo questa è una sceneggiatura molto breve, quindi sarà per un cortometraggio, credo, sì. Giusto? E abbiamo l'intestazione dove c'è praticamente il nome, il titolo dell'opera, chi l'ha scritta. Si mette di solito sotto qui il deposito, per far capire attenzione a quello che fai perché l'ho depositata, quindi deposito SIAE, si mette qui sotto di solito col numero di deposito, e poi all'interno c'è la sceneggiatura vera e propria. Vabbè, voi non vedrete niente, però c'è, come vi dicevamo prima, divisione per scena, con intestazione, interno, esterno, giorno, notte, nome della location, eccetera, eccetera, eccetera. Avete domande per caso? Sì, volevo sapere qual è il suo film che da cortometraggio è diventato lungometraggio. Ok, siccome abbiamo detto troppe parole, vi faccio vedere il trailer, così posso? Sì. Così anche per chi è a casa. Dai, così mi ha annoiato un po' di meno. 160, sì, qual è il titolo? Allora, praticamente è un cortometraggio che si chiama Ice Cream, che è un gioco di parole tra gelato, ice cream, ice cream, e io urlo che ice cream è gelato, ice cream, ice cream, è un gioco di parole con io urlo e gelato, diciamo così. E questo cortometraggio ha vinto diversi premi, è andato in giro per il mondo nei festival ed è arrivato tra le mani di un produttore che si chiama Christian Solomon, che è il produttore di American Psycho, che ha deciso di farne un film, un lungometraggio americano. Vi faccio, giusto così per rompere un po' la monotonia, vi faccio vedere qualche immagine. È in inglese. Se lo becco. Non è facile, però comunque ci speriamo. Intanto che esca in America, che non sarebbe male. Perché anche lì il mercato della distribuzione, purtroppo, vabbè, poi lo cercheremo di trattare anche questo argomento qua. Purtroppo ormai il difficile non è fare i film, perché i film si fanno.
perché diciamo che ormai la tecnologia, i costi sono molto bassi, relativamente bassi, e quindi teoricamente anche con una 5D, con una 7D, con una fotocamera, si può girare un film. E se l'idea è buona, magari anche un buon film, per quanto per fare un qualcosa a livello professionale, un minimo di soldi servono. Il problema è poi dopo la distribuzione. È come se fosse un imbuto il mercato, no? Cioè si produce tanto e poi dopo chi li vede? Cioè in quali sale vanno proiettati? E quindi l'importante è avere una buona distribuzione, perché altrimenti rischiamo di fare un film bellissimo, ma che poi va in due sale e quindi non lo vede nessuno. E vi potrei fare esempi di 50 miliardi di esempi di film stupendi che al cinema non ha visto nessuno. Vi faccio un esempio, perché è un film che ho visto ultimamente, stupendo, bellissimo, che si chiama Confessions. È un film, mi sa, coreano, se non mi ricordo male, o comunque orientale. Segnatevi se volete il titolo, che è bellissimo. Che mi sa che a Bari l'hanno proiettato al Piccolo, a Santo Spirito, quindi immaginate, con tutto il rispetto per il Piccolo di Santo Spirito, e l'avranno visto quante persone? Boh. Però comunque è un film bellissimo. E quindi è importante, infatti molti mi chiedono, alcuni amici mi dicono, voglio girare un film, che cosa mi consigli? Io purtroppo dico di non farlo, cioè nel senso, mi dispiace dire questa cosa qua, ma io consiglio sempre, prima di cominciare a muovere un dito, quindi di metterci soldi, fatica, passione, di assicurarsi poi che il film non rimanga nel cassetto. E purtroppo è molto probabile che rimanga, che accada questo, se non si ha una distribuzione, se non si ha una produzione che ci scommette e che lo segue il film. Purtroppo è così. Per i corti è diverso. I corti io consiglio di farne più possibile, perché i corti hanno tra virgolette molto mercato. Perché tra virgolette? Perché in realtà chi fa i corti non guadagna, cioè non si può campare facendo i corti, perché i corti purtroppo in Italia gli unici soldi che si possono guadagnare sono dal mercato televisivo. Io posso fare un cortometraggio, magari venderlo a Mediaset e qualcosina ce la guadagno, ma non posso campare facendo corti, quindi comunque è un investimento, ma è un modo, è una vetrina, è un modo per farsi conoscere, al di là del fatto che il corto va fatto perché c'è l'esigenza di raccontare qualcosa di breve, quindi dovrebbe essere quella diciamo il motivo per cui si fa un corto. Ma io vi consiglio di fare corti perché è un modo semplice di lavorare, con poco si può girare, è una palestra e ci sono 50 miliardi di festival in giro per il mondo dove potete poi mandare i vostri lavori, e se avete talento nei festival spesso si viene notati, quindi magari, che ne so, un produttore vi può dire, ah però mi piace come giri, ovviamente parliamo di molta fortuna, però vi può dire magari mi piace come giri, boh, vediamo un attimino quello che sai fare. A noi è successo così, per esempio. A noi è successo che siamo andati in America con un cortometraggio che è piaciuto, e una donna che poi è diventata la nostra manager, che si chiama Alexa Melocchi, l'ha visto, le è piaciuto e ci ha chiesto perché non fate una trasposizione del corto, lo fate diventare un lungometraggio. E l'abbiamo fatto. E poi lei l'ha fatto girare un po' in America tra vari produttori, fin quando un produttore ha detto mi piace, giriamolo. Quindi può capitare, può succedere, ci vuole tanta fortuna, deve valere tanto il progetto, però comunque chissà, succede, può succedere. Altre domande? A me piace questo confronto costante con voi, mi piace perché comunque c'è un ritorno anche per me in qualche modo. Lo voleva tutto per sé. Sì, io volevo chiederlo, visto che comunque ora è molto più facile di prima reperire comunque materiale per registrare o per girare dei video, cortometraggi o anche lungometraggi amatoriali, però come ha detto lei prima mancano le idee, come lo vede il futuro del cinema? Su cosa si cimenteranno, su cosa si stanno cimentando le teste ora e su cosa crede che si cimenteranno? Beh, intanto il mercato è abbastanza in crisi, perché purtroppo è molto legato, tuttora è molto legato ai fondi statali, quindi al ministero.
purtroppo bisognerebbe smarcarsi in qualche modo dai fondi ministeriali, perché fin quando dipendi dal ministero è molto complicato girare qualcosa. E poi c'è il discorso di distribuzione. Diciamo che l'Italia deve tornare in qualche modo a scommettere su alcuni generi un po' messi da parte, importati dall'estero ma non più prodotti qui in Italia. Parlavamo stamattina del fatto che noi abbiamo inventato alcuni generi, abbiamo avuto registi importantissimi come Mario Bava, come Deodato, come Fulci, come Argento, che hanno comunque in qualche modo esportato in tutto il mondo e fatto conoscere, che ne so, il thriller, lo splatter, insomma, vari generi, e poi noi abbiamo messo da parte quei generi e li fanno all'estero. Dicevo oggi di Tarantino, che tutti quanti conoscete, che come miti personali appunto a questi registi qui, infatti li cita costantemente nei suoi film. Quindi la vedo, insomma, bisogna investire parecchio e bisogna avere coraggio un attimino, bisogna ritornare ad avere coraggio e uscire un po' dalla commedia, dal film sentimentale con Raul Bova e Luca Argentero. È colpa della televisione? Beh, diciamo che la colpa è anche un po' nostra, perché dovremmo andare a vedere un certo tipo di film e non andare a vedere altri tipi di film. Perché poi alla fine, se andiamo a vedere i film giusti, magari i produttori capiscono che devono investire su quel genere là, anziché investire su magari Natale sul Nilo o che cavolo ne so, o su Raul Bova. Sono già belli e pronti adesso per Natale. Eh sì, infatti. Però è un argomento molto complesso. Il percorso sulla sceneggiatura si è completo oppure... Sì, no, siamo abbastanza in linea. Allora, torniamo un attimo alla sceneggiatura. Andiamo, proseguiamo, se non avete altre domande. Che succede dopo, una volta che la sceneggiatura è terminata? Una volta che è terminata, che è stata revisionata, approvata, il produttore non vuole che si apportino modifiche alla sceneggiatura, eccetera, eccetera. Che succede? Si prosegue nella fase di pre-produzione. La sceneggiatura viene praticamente data ai vari reparti. Quali sono i vari reparti in questo momento che lavorano al film? Sì, diciamo che per essere più completi, ad esempio c'è il reparto scenografia, c'è il reparto fotografia, poi vedremo i vari ruoli del cinema quali sono, e si fa il cosiddetto spoglio della sceneggiatura. Che succede? Che la sceneggiatura appunto viene data ai singoli reparti, ad esempio viene data al reparto scenografia. Il reparto scenografia legge la sceneggiatura e la viviseziona proprio, cioè che vuol dire che praticamente non appena c'è una descrizione di un ambiente, ad esempio, prende nota. Appena c'è la descrizione, che ne so, di insieme all'attrezzista, appena si parla di un oggetto di scena, che ne so, leggo a caso qui, Piero guida soddisfatto la sua Volvo, ok? Pubblicità occulta. E quindi che succede? Che subito si prende nota che serve una Volvo, serve una macchina, una macchina di un certo tipo per il film, oppure che ne so, accanto a lui sul sedile del passeggero un altro contratto firmato, serve un contratto, cioè serve un pezzo di carta che rappresenti un contratto da firmare o firmato, e così via. L'orologio digitale sul cruscotto segna e bla bla bla, quindi capisco che la macchina deve avere un orologio sul cruscotto, quindi si fa proprio una vivisezione della sceneggiatura. Lo fanno tutti quanti i vari reparti. Quindi, per esempio, il reparto scenografia capisce quali ambientazioni servono, insieme al location scout, location manager, che è praticamente una persona che annota quali sono le varie location che servono e poi comincia a girare, a proporre al regista e alla produzione, comincia a proporre luoghi. Ad esempio qua leggo esterno sera, interno automobile, lasciamo stare, ecco, interno sera, lavanderia gettone. Il location manager, che è una persona che come lavoro cerca location, quindi anche un database di location, che cosa fa? Propone al regista, al produttore, propone una serie di posti, una serie di lavanderie a gettone. Quindi ovviamente fotografie, video, li porta sul posto, fin quando il regista, d'accordo con la produzione sempre, non decide che quella lavanderia va bene. Ok? Quindi quella location viene
battezzata, quella location viene confermata, diventa parte del film, ok? E si fa per tutte quante le location, tipo, che ne so, qua leggo, due location sono? No, certo. Ce ne sono altre? Sì, sì, sì. Ok, per esempio qua leggo, esterno sera, bar, ristorante, quindi capisco che serve un bar, che sia anche ristorante, e quindi incomincio a proporre al regista, intanto cerco di capire da quello che è scritto e parlando col regista che tipo di bar vuole, perché i bar possono essere di 100.000 tipi, quindi cerco di capire che tipo di bar, che tipo di ristorante serve al regista, in modo che metto dei paletti e limito la mia scelta, e comincio a proporre al regista, alla produzione, comincio a proporre varie possibilità, quindi vari bar, vari ristoranti, fin quando il regista non vede quel bar, quel ristorante che è proprio quello che lui cerca. Ovviamente poi si parla di chiedere i permessi al proprietario del ristorante, che magari vorrà essere anche pagato, giustamente, eccetera, eccetera. E così via. Cos'altro? La costumista, per esempio. La costumista, vedete i vari reparti, la costumista fa un lavoro a sé. La costumista legge la sceneggiatura, anche lei fa lo spoglio della sceneggiatura, ovviamente non preoccupandosi, che ne so, degli oggetti di scena, ma preoccupandosi di quello che è il suo lavoro. Quindi capisce quali costumi servono, che tipo di costumi servono, se c'è da fare un lavoro di ricerca, se per esempio un film in costume, parliamo di un film, di un fantasy per esempio, parliamo di Harry Potter, in quel caso magari i costumi vanno disegnati, vanno ideati proprio. Ok, mentre se facciamo un film dove c'è un poliziotto, sappiamo che la divisa del poliziotto quella è, se invece facciamo un film su Harry Potter, magari, che ne so, il costume di Hermione va disegnato, va creato, va ideato, ok? E quindi in quel caso la costumista, sempre d'accordo con il regista, io dico sempre e con la produzione, fa un lavoro sui costumi, cerca di capire se fa dei disegni, fa dei bozzetti, cioè ragazzi si fa proprio un lavoro certosino, di vivisezione, mi piace chiamare in questo modo qua perché rende l'idea, di vivisezione della sceneggiatura. Quali altri reparti? Ad esempio, che altri reparti ci lavorano? L'attrezzista. L'attrezzista, ovviamente in concerto con la scenografa, reperisce tutti quanti gli oggetti di scena, che si chiamano prop in inglese, quindi che ne so, un set da scrivania, una penna, un bicchiere, tutto quello che serve per la scena, ok? Cos'altro? Il direttore della fotografia, per esempio. Il direttore della fotografia capisce, insieme al regista, ad esempio che ottiche utilizzare, che luci utilizzare, che gruppi elettrogeni utilizzare, eccetera, eccetera. Quindi questo lavoro qua lo fanno tutti i reparti, ok? Il microfonista, il fonico, capisce che tipo di microfoni servono, ok? Una volta che la sceneggiatura è stata vivisezionata, attenzione, cosa molto importante, la persona principale che la viviseziona è il produttore. Per quale motivo? Perché si fa un piano dei costi, che è fondamentale. Una volta che io leggo tutta la sceneggiatura, ad esempio qui leggo, no? Immaginate carta e penna alla mano e comincio a leggere. Piero guida soddisfatto la sua Volvo e già mi fermo. Ok, serve la Volvo e quindi dico ok, bisogna noleggiarla, quanto costerà? Mi faccio bene o male, essendo il mio lavoro, so che noleggiare una macchina più o meno impiegherà, che ne so, 100 euro, e quindi comincio a buttare giù un piano dei costi. Leggo per esempio che serve un ristorante e quindi considero anche eventuali imprevisti, considero che il proprietario più o meno vorrà 100 euro al giorno, mi serve per 2 giorni, metto 200 euro, cioè stilo un piano dei costi e capisco alla fine quanto mi costa questo film. Solo in questo modo qua posso capire effettivamente questo lavoro, questo progetto, se vale la pena farlo o meno, e in realtà lo fa molto prima di cominciare a metterci anche un dito, però capisco effettivamente quanto mi costerà di massima, perché poi alla fine i veri costi li capisci quando giri, però considerando un po' gli imprevisti e altre voci, bene o male si riesce a capire che approssimativamente questo cortometraggio qua, per girarlo servono 10.000 euro, dico una cifra a caso, ok? Poi reperire i fondi, trovare i soldi per fare il film. Vi faccio cadere un po' un mito: il produttore
nel 90% dei casi non è come nella, quella la figura mitica, storica, romantica dell'uomo col sigaro in bocca, con i piedi sulla scrivania, che prende l'assegno e dice: ok, quanto costa questo corto? 10.000 euro, benissimo, tieni 10.000 euro. Non funziona così. Il produttore in realtà è uno che reperisce fondi, magari in parte mette anche soldi personali, lo fanno in pochi, ma soprattutto reperisce fondi. In che modo? L'abbiamo detto, dal ministero, per esempio. Quindi il ministero si fa domanda, il ministero decide di mettere, che ne so, 5.000 euro per questo cortometraggio, dalla Film Commission, la Film Commission legge il progetto, interessante, bla bla bla, e decide di metterci 2.000 euro. Che cos'altro? Io leggo qua, che ne so, Volvo, vado dalla Volvo e dico: senti, guarda che io devo mettere in questo cortometraggio qua, che sarà visto da, in tutto il mondo, da 50.000 persone, eccetera, eccetera, metto una macchina tua, mi fai da sponsor, mi metti 10.000 euro, oppure mi dai la macchina gratis se io metto la tua macchina e inquadro la scritta. Si fa quello che si chiama product placement, cioè io metto i prodotti nel film e tu mi dai in cambio i soldi. Ovviamente quello che vi consiglio di fare è farlo in maniera...